stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più, esploro il mondo io, Kai. Novità nel quartiere. Muoviti, Caillou! Alla mamma serve la spesa per il pranzo. Caillou non lo sa ancora, ma quel prato sta per diventare qualcos'altro. Guarda che ho trovato! Vorrei portare questo fiore alla mamma. Mi sembra un'ottima idea, tesoro. Lei adora i fiori. Mamma, guarda che ti ho portato! Lo ha raccolto in quel prato in fondo alla strada. Grazie, amore, è un fiore bellissimo. Ho saputo che il terreno è stato venduto e che proprio oggi cominciano a costruire. Fantastico! Lo sai cosa vuol dire questo, Caillou? Ci sarà un cantiere e potrai vedere ruspe e camion in azione. Sì, evviva! Quando è che andiamo a vedere le ruspe? Ci facciamo un salto dopo pranzo, va bene? Grazie anche alle ruspe e ai camion verrà costruita una bella casa e presto avremo dei nuovi vicini. Questa sì che è una ruspa enorme. Caillou adora guardare le ruspe in azione e non vede l'ora di poter tornare di nuovo al cantiere. Bip, bip! Marcia indietro attivata, pronti a girare! Vroom! Dove sei, Caillou? È ora di andare al parco. Avanti, andiamo! Passiamo a vedere le ruspe al cantiere, mamma! Ma sì, certo, perché no? Tanto ormai ci andiamo tutti i giorni! Il tempo passa e al cantiere sono sempre tante le cose da vedere. Camion pieni di cemento, ruspe e operai al lavoro. Le novità sono così interessanti che Caillou dimentica i nuovi vicini. Finché un giorno la nuova famiglia fa il trasloco. Guarda, mamma! I nuovi vicini stanno facendo il trasloco! C'era qualcuno dietro quella finestra! Quel ragazzo vorrà venire al parco a giocare con me, mamma! Di chi stai parlando, tesoro? Del ragazzo che ho visto nella nuova casa! Non sapevo che i nuovi vicini avessero un figlio. È arrivato il momento di conoscerli di persona. Salve! Abbiamo pensato di passare e darvi il benvenuto nel quartiere. Questo è per lei, l'ho fatto io. Ma che pensiero gentile, grazie mille. I ragazzi sono sul retro, sarebbero molto felici di conoscerti. Caillou fa i salti di gioia all'idea di conoscere nuovi amici. Ma quando vede il ragazzo, improvvisamente diventa timido. Ciao, ti ho visto venire con tua madre. Io sono Jason, tu come ti chiami? Mi chiamo Caillou. Sai lanciare le pietre così, Caillou? Jason, ma che fai? Mamma non vuole che lanci le pietre, lo sai? Glielo vado a dire subito! Mamma! Lui è Jeffrey, mio fratello gemello. Fa la spia, come al solito. Guarda, mamma, finalmente ho due nuovi amici per giocare! Jeffrey, facciamo un altro giro! Io sono Jason, Jeffrey è sull'altalena. Oh, scusami. Figurati, tanto ci sono abituato. Andiamo! A scuola insieme a Sara. Boom, 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 boom. Caillou! Vieni qui un attimo! Sto arrivando, papà! Caillou sta aspettando qualcosa e non vuole allontanarsi dalla finestra. Vieni qui subito! Allora che cosa succede? Metti a posto i tuoi giocattoli, devo passare l'aspirapolvere. Più in fretta Caillou finirà di sistemare la stanza e prima potrà tornare a guardare dalla finestra. Sta aspettando che arrivi il pulmino della scuola. Non vede l'ora di essere grande abbastanza per andare nella scuola di Sara. Ciao Sara, ciao! Tesoro! È un'altra cosa che devi fare per me!
Caillou! Dove sei? Eccomi, arrivo! Caillou ha già preso il pulmino una volta, ma se potesse scegliere lo prenderebbe ogni giorno. Vorrei tanto andare a scuola! La fortuna è dalla sua parte e stasera arriverà l'occasione che tanto aspettava. Ciao, Sara! Ciao, Caillou! Domani a scuola ci sarà il giorno dei fratelli e delle sorelle minori. E visto che io non ne ho, non so chi portare. Ti piacerebbe andare a scuola con Sara? Tantissimo! Mi sembra davvero un'ottima idea. La mattina dopo, Caillou e la sua mamma preparano l'occorrente per il primo giorno di scuola. Bene, dovrebbe esserci tutto. Matite, quaderni e la merenda. Abbiamo dimenticato questo! Come faccio ad andare a scuola senza il mio dinosauro? Sono sicura che oggi il dinosauro non ti servirà. Sarai così impegnato che non avrai neanche il tempo di tirarlo fuori dalla cartella. E va bene! Ma questa scuola è grandissima! Caillou pensa che la scuola sia un edificio molto grande. Dovrà stare attento a non perdersi. Avanti, andiamo, Caillou! Sta suonando la campanella! Sta per iniziare l'assemblea! Bene, tesoro. Vengo a prenderti dopo pranzo. Mi raccomando, divertiti! Caillou sembra non essere più tanto contento di andare a scuola. Ti va di darmi la mano, Caillou? Sarà fantastico! A scuola c'è sempre da divertirsi! Caillou è fiero di entrare in classe con Sara. Si sente come un ragazzo grande. Che bella! Caillou non aveva mai visto un'aula prima d'ora. Sembra un posto davvero divertente. Metti la cartella qui. Si può giocare con la palla in classe? Non abbiamo il permesso di usare la palla dentro la scuola. Ma dove sono finiti tutti gli altri? Sono già nella palestra, in assemblea. Dai, andiamo, se no facciamo tardi. Perché? Che cos'è un'assemblea? Si fa quando il direttore vuole dirci qualcosa. Ora vedrai. Che cos'è la palestra? Che bello, Sara! Ora possiamo giocare! No! Non è il momento! Il direttore sta per cominciare a parlare. Adesso dobbiamo sederci e ascoltarlo. Caillou non sapeva che a scuola ci fossero tante regole da rispettare. E anziché prendere posto, vorrebbe continuare a giocare. Giochiamo più tardi, va bene, Caillou? Dove ci dobbiamo sedere? Sul pavimento. Così, guarda. Adesso dobbiamo stare in silenzio e ascoltare il direttore. Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi è una giornata davvero speciale. Insieme a noi ci sono tanti nuovi bambini. Sara, sono contento che tutti quanti voi abbiate portato a scuola. Ma Sara, devo andare subito al bagno, per favore. È una giornata piena di divertimenti e di cose nuove da scoprire. Quando Caillou e Sara ritornano in classe, l'assemblea è finita. Sei fortunato a essere qui in un giorno speciale. Di solito scriviamo alla lavagna soltanto quando la maestra ci dice di farlo. Di nuovo la campanella! È l'ora dell'intervallo! La tua scuola mi piace davvero tanto, Sara! Anche a me! Ma mi piacerebbe poter giocare un po' di più all'aperto. Caillou non capisce perché Sara vorrebbe più tempo per giocare. A lui piace tanto stare in classe. Quando è che leggiamo e scriviamo? Non credo imparerai tutte queste cose oggi, ma ne faremo tante altre più divertenti. Andiamo, l'intervallo è finito. Così poco è durato! Caillou non sapeva che la campanella suonasse così spesso. La passione di Caillou è dipingere. È contento di scoprire che anche a scuola si dipinge. Senti, Sara, posso fare un disegno della tua scuola? Non dimenticare che per un giorno questa è anche la tua scuola. Che cosa hai portato di buono per pranzo?
un panino, delle carote, una mela e per finire ci sono anche dei cioccolatini. E nel tuo sacchetto che cosa c'è? Pollo fritto, formaggio, sedano e un biscotto. Vuoi fare uno scambio? Adoro scambiare gli spuntini. A casa non lo posso fare mai. Quasi quasi mangio prima un cioccolatino. Caillou è felice di essere a scuola con Sara. A casa non avrebbe scambiato il pranzo con nessuno. Allora tesoro, com'è andata a scuola? Molto bene, ho disegnato col gessetto sulla lavagna e poi ho scambiato il pranzo con Sara. Davvero? Quante cose divertenti! Ma non ho ancora imparato a scrivere, purtroppo. Sei troppo piccolo per imparare a scrivere. Non devi avere fretta di diventare grande. Caillou non vede l'ora di crescere per poter andare a scuola tutti i giorni, ma dovrà aspettare di avere l'età giusta. Intanto è il momento di fare un'altra cosa. Un bel pisolino. La passione per la cucina. La mamma di Caillou sta preparando una cena speciale per gli ospiti che arriveranno questa sera. Oh, devo aggiungere un altro po' di brodo. Vroom, vroom, vroom! Che cosa stai facendo? Preparo la cena per gli ospiti di stasera. Anche a me piace cucinare. Posso aiutarti, per favore? Sì che puoi, ma devi aspettare un attimo. Allontanati, questa scotta! Dai, mamma, fammi cucinare, ti prego! E va bene, ti darò una cosa da fare. Potresti lavare la lattuga mentre io finisco. Evviva, sì! Caillou è contento di aiutare la sua mamma in cucina e vuole dimostrarle di essere grande. Guarda, mamma, sto lavando la lattuga, visto? Adesso dividila in foglie, così puoi asciugarle. Tieni, con questo sarà facilissimo. Devi soltanto ruotare il pomello. Come sta venendo il soufflé, cara? Ah, è quasi pronto. Lo sai, io sto cucinando. Me ne sono accorto. Ma sarà meglio andare a giocare con Rosie adesso, così la mamma finisce di cucinare. Fai la brava, Rosie. Restate qui e giocate un po', va bene? Ciao, Caillou! Che cosa fai di bello? Stavo dando una mano alla mamma in cucina, ma adesso devo restare qui fuori a giocare con Rosie. Cucinare è la mia passione. Perché non prepariamo qualcosa? Ci sto! Potremmo fare una pizza con la sabbia! Una pizza con la sabbia? Bene, mi sa tanto che ci serviranno un bel po' di ingredienti. Vediamo un po'. In una pizza non può mancare la mozzarella. E neanche i peperoni. Potremmo usare le pietre al posto dei peperoni. Ecco fatto. Adesso sì che c'è tutto. La si mangia! No, aspetta, Rosie! Non abbiamo ancora finito di preparare la cena. Hai ragione. Dobbiamo ancora preparare l'insalata. Forse potremmo usare delle foglie. Adesso dobbiamo lavarle. Ecco fatto, abbiamo finito. Sono sicuro che sarà davvero tutto molto buono. Allontanati, Gilbert! Qui scotta tutto! No, Gilbert! Vieni qui! Sara, ho un'idea! Con questo potremmo fare il dolce! Mamma, guarda! Abbiamo preparato un dolce squisito! Oh, dall'aspetto sembra delizioso, tesoro! Le abbiamo portato anche dei fiori! Grazie, sono molto belli! Staranno benissimo sul tavolo! Sono arrivati gli ospiti! Eccomi! Caillou e i pirati. Avanti, Gilbert, svegliati! Visto quanto è bello il mio aquilone? Qui! Oggi vado al parco a giocare col mio aquilone! Caillou, ma che stai facendo? Sei ancora in pigiama, mamma!
Avevi detto che andavamo al parco a giocare con l'aquilone. Non te lo ricordi più? Oggi non credo che potremo andare, tesoro. Pioverà tutto il giorno, purtroppo. Come tutto il giorno? Oh! Caillou è molto dispiaciuto. Non vedeva l'ora di andare al parco col suo nuovo aquilone. Che cosa c'è che non va? Uffa, non ho niente da fare oggi. Allora potresti giocare con Rosy. No, non ho nessuna voglia di giocare insieme a Rosy. Ci sono, mi è venuta un'idea. Potresti telefonare a uno dei tuoi amici. Che idea fantastica! Pronto? Potrei parlare con Leo, per favore? Oh, grazie lo stesso. Arrivederci. Uffa, Leo non è in casa. Caillou è molto scoraggiato. Non ha niente da fare e nessuno con cui giocare. Su, col morale. Vedrai, con un pizzico di immaginazione troverai qualcosa da fare. Non riesco più a trovare Rosy. Ma dove sarà? Caillou! Chiamami tu! Ehi! Si può sapere che cosa ci fai con il mio disegno? Caillou! Rosy lo stava soltanto guardando. Pirati! Il disegno della nave pirata e il lenzuolo con cui giocava la mamma danno a Caillou un'idea fantastica. E va bene, Rosy. Puoi tenertelo se vuoi. Hai già trovato qualcosa da fare? Ma che strano. Mi sembrava di aver visto la tovaglia. Caillou! Caillou vuole costruire una nave pirata. Sarà molto divertente far finta di essere il capitano di una nave. Oh no! Ma che fai, Gilbert? Hai distrutto la mia nave! Rosy gioca! No, fermati, lasciala! È la mia! Ti ho detto di lasciarla! Ma insomma, che cosa state combinando? Adesso basta, questa la prendo io. Ma scusa, mamma, io ci stavo soltanto giocando. Potrete continuare a giocare nel soggiorno soltanto se tutte e due farete i bravi, chiaro? No, Rosy, non devi toccarle, sono le mie. Ancora? Stai a guardare, Rosy. Sono un pesce grosso che nuota libero e felice nell'oceano. Caillou si sta divertendo un mondo con Rosy. Gli piace tanto farla ridere. Mi è venuta un'idea. Vado a prendere un pesce più grande. Aspettami qui. Ti piace? Lui è il pesce volante. Pesce volante! Oh no! Gilbert lo squalo! Vuole mangiare il nostro pesce volante! Gilbert! Siamo salvi, ma dobbiamo costruire subito una nave. Pesce gatto! Devo nuotare fino a riva. Lì troverò qualcosa per la nostra nave. Nave? Nostra nave? Caillou, che stai facendo? Nuoto nell'oceano. Io e Rosy dobbiamo costruire subito una nave per difenderci da Gilbert lo squalo. Strano, non ho visto nessuno squalo qui in giro. Forse si è nascosto. Tieni, questo potrebbe servirti a trovarlo. Giocare ai pirati è molto divertente, ma costruire una nave insieme a Rosy lo è ancora di più. Rosy, nuota più forte! Dobbiamo costruire la nave! Ecco fatto! Adesso sì che possiamo dare la caccia agli squali! Guarda laggiù!
C'è un'isola! Potrebbero esserci dei pirati cattivi! Pirati? E forse sono loro che hanno rapito Gilbert! Un pirata! Eccolo! Papi! Presto, Rosy, nasconditi! C'è un pirata cattivo! Non facciamo scoprire! Sono un terribile pirata! E qui cosa c'è? Una nave abbandonata? Mi sa che è meglio dare un'occhiata a bordo. Oh no! Mi arrendo! Mi avete preso! Ora è il momento della resa dei conti, signor pirata. Dov'è Gilbert? Non lo so, giuro. Il pranzo è pronto, venite a tavola. Che ne dite di fare un bel picnic sulla mia nave? Beh, forse è troppo piccola per tutti quanti, non trovi? Caillou sa bene cosa fare. Se la nave è troppo piccola, ne costruirà una più grande. Mamma, puoi prendere la tovaglia da picnic, per favore? Gilbert, ti ho trovato finalmente! Ma certo, non c'è niente di meglio di un bel picnic in casa mentre fuori piove. Resta qui con noi, Gilbert. Questo è il pesce tonno. E così, in una giornata di pioggia che non prometteva nulla di buono, Caillou e la sua famiglia fanno uno splendido picnic in riva al mare.